Allora, adesso prima di, perché insomma ci vuole sempre qualche cosa, qualche nota, no, che spezzi l'attenzione, forse per comprendere più a fondo tutte le parole importantissime che stanno provenendo dagli autori del libro, perché questo libro poi è fondamentalmente un incontro di tanti autori. Io sono un'autrice, ma sono fondamentalmente la curatrice con Paolo. Il libro è stato scritto da tutti. C'è qualcuno che ha dato un contributo numericamente, il numero di pagine più lungo, qualcuno che ha dato un contributo più breve ma più intenso. Ognuno di questi incontri serve un po' a raccontarvi parti di questo contenuto, ma anche ad emozionarvi un po'. Per cui Paolo Tornaboni, Esther Pantano e Piero ci regaleranno un piccolo momento e ci racconteranno chi sono i doppio mandato, ossia la voce di Gianni, quella che abbiamo raccontato nella terza parte di questo libro. Perché la cultura per noi non è solo storia, non è solo riflessione, non è solo quindi disciplina e cultura intellettuale, ma è anche e forse soprattutto valori ed emozione. Grazie. La mia non è una scelta di vita, ma solo una conseguenza esistenziale. Quando qualcuno mi dice che è felice, mi viene da vomitare. Ma cosa vuol dire essere felici? Fare quello che ti dicono o fare quello che ti piace? Tutte e due le cose non si possono fare. O segui il tuo istinto o la tua coscienza. La nostra generazione è dannata. Siamo a cavallo di due secoli uguali, ma tanto diversi. Non abbiamo né ideali né idoli e non possiamo essere come i nostri padri né come i nostri eroi, tormentati da due ossessionanti culture. Non sappiamo chi siamo né cosa dovremmo essere. Siamo i fantasmi dei nostri padri, troppo trascendenti per avere figli, prigionieri del nostro tempo, vittime di noi stessi, combattenti di una guerra già persa, materialisti o sognatori. Io non ho fiducia in me stesso, perché? Eppure mi sento migliore, sono migliore. Vedo ciò che gli altri non vedono, sento ciò che gli altri non sentono. Ho fatto cose che nessuno farà mai. Ho superato dolori così grandi da uccidere qualunque essere vivente. Eppure la mia fiducia è una cosa strettamente personale che si dissolve negli sguardi della gente. Vorrei vivere senza rimpianti. Sarà possibile mai morire senza rimorsi? I lupi dalle mie parti sono neri ed io ero piccolo, sciocco e coraggioso la prima volta che ne vidi uno. Non avevo paura di nulla. Da quel giorno ebbi paura del buio. Capì che non tutto era giusto e buono, che c'era qualcosa nel buio di forte e cattivo e che se non ero io quella cosa, dovevo averne paura. Così ho capito. Il bene e il male, piano piano, dolorosamente, sono diventato io il lupo. Ora quello sguardo nel buio è il mio e che sia il resto del mondo ad avere paura, io non ne ho più. Just a moment, let's go.
Tomorrow.